Auguri Firenze, auguri, buon 2019, c'ho anche la boccia. Come auguri Maremmane, come? Il maggio che tu festeggi ora? O non è il 31 Capodanno? Il 31 a casa tua? A casa tua sarà il 31 Capodanno. Borgabugiano il 31 Capodanno, non a Firenze. Perché noi Capodanno fino ai 1750 si è festeggiato oggi, il 25 di marzo. Ma perché proprio in questa data? Oggi che l'è? Che l'è oggi? Oggi è l'annunciazione. L'annunciazione, ho telefonato anche al mio amico prete di fiducia. Don Mario, ma che è oggi, vero? Sì caro, è oggi. Ma come fai a non ricordartelo? Eri anche cherichetto. O io ero cherichetto davvero, Io ora c'ho la boccia, ma io ero cherichetto. Io beccavo tantissimo da cherichetto. Non so come mai, c'avevo tutte le damicelle, mi aspettavano fuori. Sarà stata la tuta da cherichetto, mi sta particolarmente bene. Comunque, il giorno dell'annunciazione, Gabriele scende giù dal cielo, va da Maria e gli fa: Maria, guarda, ancora non lo sai, ma sei gravida. Tra 9 mesi me lo sforni. Diciamo, 9 mesi preciso qua, 25 di marzo, 25 di dicembre me lo sforni. E sforano un tempo perché poi sai il pranzo, la cena, sono un monte di feste da fare. Ma l'annunciazione era una giornata molto importante per Firenze, eh? Tantissima gente accorreva qui in piazza Santissima Annunziata per adorare l'immagine della Madonna che stava appunto dentro la chiesa di Santissima Annunziata. Tanta gente, quindi c'era la necessità per forza di vendere cibo, di vendere da bere, ma non solo, di vendere anche candele, fiori, oggetti da regalare alla Madonna. Fu poi Giovanni de' Medici, che era Leone X, a istituire il 1 gennaio come festa per tutti per iniziare il nuovo anno. E l'era una riforma necessaria, no? Per mettere un po' d'ordine nei vari staterelli che facevano un po' come volevano. E Firenze era d'accordo, Bah, d'accordo, dissero, che bella riforma. Era tanto, non se ne vedeva così belle. Però noi si continuò a fare come si vuole. E fu così, Bah, fu così per altri 168 anni. Firenze continuò a festeggiare l'arrivo del nuovo anno il 25 di marzo. Poi arrivò lui, splendido, bello come il sole, entepatico, esoso, Francesco II di Lorena, che nemmeno primo l'era arrivato, secondo, nel 1750, e decise che anche Firenze doveva adattarsi a questa riforma e rispettare il calendario gregoriano. E quindi iniziare il nuovo anno il 1 di gennaio. E quindi anche noi come pecoroni a festeggiare il 31 con il cenone, festa in discoteca, festa nelle montagne, nelle ville. Firenze comunque continua a festeggiare a modo suo questa giornata così importante, e il 25 di marzo in Santissima Annunziata ci sono un monte di banchi, c'è chi vende la porchetta, brigidini, vestiti, le pentole, come le pentole, c'è anche musica dal vivo, un po' dal vivo no, però insomma niente, auguri, auguri, auguri a questa città meravigliosa. Mi fa un panino alla porchetta, cazzo, mi sono la boccia, oh! Amici miei dei brigidini, volete festeggiare con me? No, me ne frega nulla, bicchierino, ma è tristezza, oh, ma che è, oh, mamma mia, oh, è il Capodanno fiorentino, facciamo un bel finale. Allora a Firenze, un brindisi? Un brindisi, è il Capodanno, che ce l'hanno le mani. Prova a chiedermi se era così che sognavo il finale di video? Assolutamente no. Ma questo è bello. Il bello è l'imprevisto. Il bello sono i brigidini dei miei amici di Lamporecchio. E comunque, auguri Firenze!